grandissime azioni del Napoli continuano a stupire. Dopo la Juventus contro gli Azzurrini nella Final Eight cade il Genoa, che a marzo ha vinto la Nike Cup e rappresenterà l'Italia a Manchester alle fasi internazionali. Chi ben comincia è a metà dell'opera e al Mangiavacchi di San Quirico d'Orcia il Napoli inizia in maniera brillante l'avventura toscana. È stata una gara intensa, equilibrata, in cui si sono affrontate due squadre ben organizzate dal punto di vista tattico. Il Napoli ha iniziato la gara con un approccio molto determinato e nel primo quarto d'ora meritava di passare in vantaggio. Il Genoa cercava di sfruttare la felicità di Bianchi e del 2001 Pellegrini, ma sono gli azzurrini a rendersi pericolosi e a costruire in pochi minuti tre nitide palle gol non concretizzate da Palmieri. Al quarto Gaetano disegna una precisa traiettoria sul calcio di punizione. Il numero 9 azzurro è bravissimo a scegliere il tempo dello stacco e ad anticipare tutti, ma il suo colpo di testa termina al lato. Al decimo ancora Gaetano, sul suggerimento di Messina, ad ispirare l'inserimento di Palmieri, che si inserisce tra le maglie della difesa rosso-blu, ma calcia al lato. Al dodicesimo il Napoli si rende ancora una volta pericoloso. Azione sull'asse Gaetano Pelliccia, che va sul fondo e cross al centro. Palmieri tenta la giocata di classe, un colpo di tacco da Del Piero che si spegne al lato. Il Genoa tira un sospiro di sollievo, il Napoli abbassa i ritmi e i rossoblù si rendono pericolosi. Al quattordicesimo Pellegrini di testa anticipa Mambella e manda il pallone alto sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione alla sinistra. Al quindicesimo il Genoa insiste con i lanci lunghi dalle retrovie, Mambella allontana in maniera imprecisa colpendo il compagno di squadra Bartiromo. Rovito raccoglie palla e si rende protagonista di un'azione pericolosa. Supera Rea, va al cross che viene respinto, recupera palla, rientra verso il centro dell'area di rigore e tenta un tiro a giro che si spegne abbondantemente al lato. Brunello cambia modulo, passa al 4-3-3 e il Genoa resta in pressione offensiva con una verticalizzazione di Zola per Piccardo, che si invola sulla fascia sinistra, supera in velocità Bartiromo, arriva sul fondo e prova a sorprendere sul primo palo D'Andrea, che attento e devia il pallone in corner. Il portiere del Napoli al 21esimo fa battere i cuori dello spiccio azzurro in tribuna, quando si avventura in un dribbling pericoloso in area di rigore, riuscendo a deludere però il pressing di Pellegrini. Al 22esimo il Napoli spezza la pressione rossoblù e va ancora una volta vicino al gol del vantaggio. Calcio d'angolo illuminato alla destra, smanaccia Bulgarelli, tocca Pelliccia, prima Sino e poi Bianchi, contrastano i tentativi di Mambella e Gaetano. In una gara molto equilibrata sono le palle inattive a poter essere determinanti. Al 31esimo il Genoa a provarci da calcio d'angolo, il colpo di testa è di Bianchi che termina alto sopra la traversa. Finisce il primo tempo, il diluvio si abbatte sul Mangiavacchi e naturalmente il terreno di gioco diventa più pesante a discapito della qualità del possesso palla. La partita diventa ancora più fisica e intensa e in questa fase di gioco è il Genoa a prendere il sopravvento. Il Napoli però è più concreto. Al settimo il lancio di Pelliccia ispira Palmieri, che si aiuta con il braccio nel controllo del pallone. L'arbitro lascia proseguire e il numero 9 azzurro si libera dalla marcatura dei due avversari. Va al tiro respinto in corner dal Bulgarelli. Il fallo di mano non visto dall'arbitro Pragliola fa innervosire il Genoa. Le reiterate proteste portano all'espulsione di un componente della panchina rossoblù. Al nono è il Genoa a rendersi pericoloso. Inserimento di Zola, che taglia verso il centro e serve Bianchi. Illuminato intercetta l'assist per Pellegrini. D'Andrea manca completamente il pallone, ma poi riesce a rimediare allontanandolo in fallo laterale. Il Napoli va in affanno in alcune situazioni. Al quattordicesimo ancora un disimpegno impreciso di Mambella a mettere in difficoltà gli azzurrini. Pellegrini recupera la palla sulla fascia sinistra. Serve Bianchi in area di rigore. Il centravanti rossoblù scarica la sfera a Capanna, il cui tiro si spegne abbondantemente al lato. Al sedicesimo il Genoa sfonda ancora a sinistra, cross di Piccardo per Trabacca, che tende ad incunarsi tra le maglie della difesa azzurra. Vince un rimpallo, si allunga il pallone, D'Andrea esce e la fa sua. In questa fase del match il Genoa è molto più incisivo. Calcio di punizione di Raya, Bianchi anticipa di testa l'uscita di D'Andrea, ma il pallone si spegne sul fondo. Al 22esimo il Napoli inizia a testare il suo potenziale in contropiede. Lancio di Pelliccia alla ricerca di Gaetano, che si inserisce tra due difensori centrali, ma il traversone è leggermente lungo e Bulgarelli blocca in uscita. Al 26esimo l'episodio che sblocca la gara. Messina ruba palla nella sua tre quarti a Zola. Resiste con grande caparbietà alla pressione di Capanna e verticalizza per Gaetano, che scarica il pallone a Micillo. Bravo a tentare di prima intenzione il passaggio filtrante per l'inserimento di Palmieri, che approfitta di un errore di Tagliabue, dribbla Bulgarelli e realizza il gol del vantaggio azzurro. Palmieri sigilla così una prova di grande generosità, lo testimoniano i crampi dopo il gol. Al suo posto entra Pirone. Il Genoa non molla e si lancia alla ricerca del pareggio. Lancio lungo dalle retrovie, Piccardo deve il pallone in area di rigore. Mambella cerca di spazzare lontano la sfera ma non ci riesce. Ne approfitta Bianchi che tenta di beffare D'Andrea, ma il suo tiro insidioso si spegne al lato. Al 36esimo la ripartenza della sicurezza.
Pirone raccoglie palla nella sua tre quarti, la cede a Gaetano e scappa verso la porta avversaria. Il trequartista azzurro preme la sua corsa. Pirone poi con grande intelligenza e visione di gioco serve illuminato e di sinistro batte Bucarelli in uscita e fa esplodere la gioia del gruppo di Carnevale che festeggia la vittoria. Domani si ritorna in campo contro il Bologna in una gara fondamentale che potrebbe addirittura già dare la certezza della qualificazione alle semifinali.